Amici di Chef in Cucina, ben ritrovati e con grandissimo piacere che oggi torniamo a riaprire le porte del Magione Papale insieme a William Zonfa. Ciao ragazzi. E questa è una puntata speciale perché noi in questa ricetta e nelle prossime ci dedicheremo al prodotto oro della nostra terra d'Abruzzo. Sto parlando dello zafferano. Sì. E in special modo di questo zafferano. Sì. Che vorrei chiederti di illustrare a questo punto. Sì, lo zafferano è dell'associazione fondata da poco, Le Vie dello Zafferano, che è un'associazione che attualmente raggruppa tra i 20 e i 30 produttori che si sono riuniti per creare questa associazione e dare maggior marketing, tra virgolette, al prodotto. Niente, io sono ambasciatore, come sapevi, dall'ottobre 2014. E niente, abbiamo presentato assieme all'azienda, al pastificio Rustichella d'Abruzzo, una pasta che cucina, un formato di spaghetti che cucina in soli 90 secondi per ridurre quelle che sono oggi le tempistiche del lavoro, di quello che si vive giornalmente. Facciamo tutti una vita abbastanza che scorre in velocità. Esatto, diciamo. Quindi oggi vorrei ripresentare questo spaghetto che noi abbiamo presentato a Manhattan, a New York, qui all'Aquila, facendo capire che un grande prodotto tipo la pasta può sposare tranquillamente una grande eccellenza che è quella dello zafferano, facendo questo spaghetto in soli 90 secondi. E chi meglio dell'ambasciatore mondiale dello zafferano può fare questo, nonché chef stellato William Zonfa. Sono curiosissima e io, come al solito, sai, ti porto la mia spesa. Sì. E nei nostri Conad ho comperato un porro fresco. Sì. E del guanciale, e ora diamo sfogo alla tua creatività. Perfetto. Allora, spaghetto rapida, 90 secondi per un semplicissimo fatto. È un classico spaghetto fatto a forma di C, no? Quindi automaticamente c'ha la possibilità l'acqua di entrare da un lato e per questo punto ha la possibilità di cuocere in soli 90 secondi. Realizziamo questo spaghetto con del porro fondente, del guanciale croccante, dello zafferano, delle vie dello zafferano e pecorino. Il primo procedimento che andiamo a fare è quello di prendere una costa di porro, diciamo la parte più verde del porro è la parte un po' più dura, okay. La parte che va scartata. Sì, perché io non capisco mai quello che devo scartare. Diciamo, esatto, dove diventa più verdone, il momento in cui diventa più verdone è la parte, okay, che va scartata. Poi ovviamente se il porro è di coltivazione propria, la parte verde di solito è sempre un po' più tenera. Okay. Se si ha un porro che comunque fa parte di serre, la parte verde è sempre un po' più dura. Togliamo la parte esterna che è, tra virgolette, quella un po' più dura. Okay. E realizziamo un taglio molto fine. Ecco, noi non possiamo fare con queste modalità, però ce la possiamo fare con un po' più tempo. Complimenti, William. Vabbè, dopo tanti anni va da solo. Sono impressionata. Niente, il nostro porro adesso viene stufato. Un filo d'olio extravergine d'oliva. Il porro, come sai, è una cipolla abbastanza dolce, cioè c'è il sapore, sì, della cipolla molto dolce. Mi piace tantissimo. Facciamo stufare il nostro porro. Cosa succede? Che il porro in questo caso deve, tra virgolette, diciamo stufare, mm-hmm, diciamo un termine che è sudare. Deve, okay, sudare, tra virgolette, in modo che praticamente passisce, quindi andiamo a mettere una pentola della stessa dimensione a coprire in modo che i suoi vapori passiscono il porro e automaticamente tratteniamo colore, cucina molto prima per poi frullarlo tranquillamente e rendere questi porri, proprio come dice la ricetta, porro fondente, un porro stufato. Abbiamo ottenuto la crema di porri. In questo caso lo zafferano, come te sai, viene messo sempre ad infusione per tirar fuori tutto, sì, il suo aroma. Noi non l'abbiamo messa ad infusione perché la crema di porri, il porro fondente è già abbastanza liquido, quindi diamo la possibilità in 5-10 minuti allo zafferano di prendere il suo aroma in questa crema. All'interno della crema. Esatto, di solito c'è chi lo aggiunge nel brodo, sì, c'è chi lo aggiunge nell'acqua. Sì. Noi aggiungiamo direttamente la crema di porri perché avendo una consistenza così fluida è come se noi lo mettessimo in infusione direttamente nella crema di porri. Lasciamo in infusione la crema di porri con lo zafferano per qualche minuto e poi procediamo nel cucinare la pasta. Il nostro crema di porri, senza saporita dei profumi e del colore dello zafferano,
e andiamo a cucinare la nostra rapida. Come dicevo, è importante avere un timer, soprattutto per questa pasta, perché questa pasta la caratteristica è di cucinare in realmente 90 quindi secondi. Quindi sono secondi, dobbiamo prestare secondi massima attenzione alla cottura. Da decifrare, esatto. Assolutamente. Puoi dire realmente alla moglie o chi che sia, sono sotto in garage, puoi buttare la pasta. Perfetto. Cioè 90 secondi e senso pronto. Senso letterale del termine. Esatto. Ok. Quindi è giusto avere un timer, calcolare i 90 secondi, noi la tiriamo un po' fuori prima perché diamo la possibilità a 10-15 di secondi di saltarla in padella. Okay. Quindi andiamo in cottura con il nostro spaghetto, 90 secondi. E azioniamo il timer. Accendo il timer. Adesso, come ho detto, diciamo circa 10 secondi, 15 secondi dal termine del timer, prima che il timer termina, noi la tiriamo fuori, la saltiamo e andiamo ad impiattare. William, 90 secondi per spiegarci come mai indossi questa divisa da chef con il simbolo dell'Avis. Sì, diciamo che all'Aquila mi era stato chiesto di riavvicinare un po' il giovane al mondo della donazione e mi hanno inquadrato come figura da testimonianza per portare, come ho detto, il giovane di nuovo al mondo della donazione. Per me era una cosa non sconosciuta, però il momento in cui una persona ti fa riflettere e capire sostanzialmente di che cosa si tratta, automaticamente è qualcosa che affascina di una sensibilità unica. Assolutamente sì, i miei complimenti per questo, William. Grazie. Controlliamo il nostro timer. A che punto ci troviamo? Abbiamo 39 secondi. Ok, quindi insomma siamo arrivati a metà cottura. Esatto, aggiungiamo un pizzico di sale alla nostra salsa. Esatto, mancano 27 secondi, ecco, io direi automaticamente la possiamo quasi cacciare, vedi? Lo spaghetto sì, è pronto. Sì, anche perché mi piace al dente. Esatto. Tiriamo fuori qualche minuto prima. Anche perché se poi le facciamo saltare un po' in padella, esatto. Giusto William? Adesso continua a cuocere. Esatto, e la facciamo continuare a cuocere in padella e possiamo tranquillamente impiattare. Bene, il nostro spaghetto è pronto. Passiamo. Esatto. Come vi ho detto, realmente 90 secondi, passiamo ad impiattare. Vedete come i pistilli di zafferano sono rimasti? Sì. Esatto. Terminiamo con del pecorino. Giusto una spolverata. Esatto. Pecorino semistagionato. Filo di olio extravergine d'oliva. Sempre, perché siamo in Abruzzo. Esatto. Terminiamo con qualche listarella di guanciale croccante che dà la consistenza al nostro piatto sia a livello di sapore che a livello proprio di consistenza nuda e cruda. Ok, questo è il nostro spaghetto porro fondente, guanciale, zafferano e pecorino, una ricetta che a New York ha raccontato l'Abruzzo a 360 gradi. Ma che poi, William, una ricetta veramente elegante e raffinata, ma che richiede veramente pochissimo tempo, per cui consiglio ai nostri telespettatori veramente di provare a realizzarla nelle vostre cucine.